Restiamo in Regione Lombardia con i consiglieri della Lega Nord che hanno avanzato una proposta decisamente forte per quanto riguarda la TARES, la tassa sui rifiuti. Per noi c'era Ilaria Tettamanti. Noi oggi siamo qui per protestare in maniera chiara contro i tagli che il governo di Roma ha fatto nei confronti della regione Lombardia. Sapete, 305 milioni di euro in meno. Noi come gruppo Lega Nord, qui in regione Lombardia, tutti quanti, visto che siamo stanchi di questa situazione, vogliamo lanciare una fortissima provocazione che parte proprio da noi consiglieri del gruppo, che è quella che la quota relativa alla TARES che andrebbe a Roma, sapete che nel discorso della TARES c'è la quota che va ai comuni, ma c'è anche quello 0,30 centesimi per metro quadro che va a Roma e che va pagata entro il 1° dicembre, noi non la pagheremo a Roma, quindi non la paghiamo con l'F24, ma la versiamo sul conto corrente della regione Lombardia. Quindi questa è la nostra forma di protesta. Noi abbiamo fatto questa provocazione, poi gli altri faranno quello che reputano essere giusto fare, tutto qua. A tutti i sindaci della provincia di Bergamo, erano circa 200, si sono riuniti al Teatro Donizetti proprio per protestare contro il patto di stabilità. Mai come adesso c'è questa protesta che è trasversale, voglio dirla, perché non è solo una protesta dei sindaci Lega, ma una protesta che è di tutti i sindaci, indipendentemente dal loro colore politico. Perché? Perché ovviamente non ce la fanno più. Settimana scorsa i rappresentanti dei sindaci bergamaschi sono stati ricevuti dal presidente Maroni in regione Lombardia, al quale è stato consegnato un documento che il presidente Maroni porterà al ministro Letta. Speriamo ovviamente che si sblocchi qualcosa. Tutti fanno notare come in regione Lombardia ci siano circa 5-6 miliardi di euro fermi che potrebbero essere rimessi in circolazione e far ripartire ovviamente l'economia. Silvana, se vuoi aggiungere qualcosa? Che poi la cosa da sottolineare è che gli amministratori sono persone impossibilitate ad agire, hanno le mani bloccate, non partono lavori pur avendo i finanziamenti propri dei propri cittadini. Questo significa non far girare l'economia. È tempo di dire basta. La stessa protesta si è svolta ieri a Varese, proprio nella sede del Comune di Varese, voluta dal sindaco Attilio Fontana. Hanno partecipato numerosi sindaci della provincia, di tutti gli schieramenti politici, proprio perché, come si diceva, è un problema ormai trasversale, che hanno nuovamente dato un grido di allarme e di dolore per quello che sta succedendo ai comuni lombardi e non solo. La situazione deve cambiare urgentemente, anche in questo caso è stato sottoscritto un documento da inviare al governo, ma non solo, anche alla prefettura, dove si dichiara che i sindaci sono pronti a scendere in campo e a combattere, e anche gesti estremi, quali per esempio le dimissioni, proprio per fermare quello che sta succedendo alle nostre amministrazioni locali, che invece che essere motori dell'economia lombarda sono paralizzate e ingessate da un patto di stabilità iniquo.